cosa di pagare sul treno. Preferirei che controllaste voi i nomi, servirà a facilitare le cose. I nomi sono signore e signora Lofoco? Perché il mio nome è Christian? Perché anche tu devi partire. No, è tu allora. Io rimango qui finché il treno non è partito. No, ma cosa è successo? Ieri sera dicevamo... Ieri sera dicevamo molte cose. Tu dicevi che io devo andare a tutti e due. Beh, da ieri non ho fatto altro. E la conclusione è questa. Tu appartieni a Mirko, tu devi partire con lui. No, Christian, io... Ora ascoltami bene, cara. Ti rendi conto cosa andresti incontro se rimanessimo qui? Finiremmo tutti e due in un campo di concentramento. No, dici questo solo per farmi partire. No, lo dico perché è vero. Sii sincera, anche tu lo sai che appartiene a lui. Tu sei necessaria non solo lui, ma al suo lavoro. Se lui parte, tu rimani qui. Un giorno saresti presa al rimorso. No! Non oggi e nemmeno domani, ma presto, tardi e per tutta la vita. Allora, tocca a te. Non ricordo la battuta. E che cavolo! Tutto è finito, dovevi solo dire tutto è finito. Ma è possibile mai che ogni sera ti scordi un pezzo? Che è successo? E che è successo? Cioè lei si è dimenticato. E ora ci tocca aspettare domani per un altro moncio del treno. Che base, andiamo, ce ne va. Ma chi erano quelli? Quelli? Quelli sono tre matti. Vengono ogni sera all'ora di partenza per il treno per Catania per Lisbona per rimettere in scena Casablanca, ma non li riesce mai. Ah, quella con Bogan e la Bergman. Ma non è davvero poco quella scena. Ma secondo te quei tre schiodati li fanno entrare in aeroporto?